Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. E quindi iniziamo subitissimo ragazzi a rompere palle ai primi cosplayer, ma non prima ragazzi che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutte le cose che dovete fare sempre, lo sapete già, lo sapete. Ora ragazzi andrò a rompere i coglioni al primo cosplayer che becco qua, ed è lui il primo cosplayer, è lui viene direttamente dal ristorante Soralella, giusto? Ser cameriere de Soralella, giusto? Esattamente. Ok, chi come te chiami tu? Allora, mi chiamo, io rappresento Aki da Censoman. Più avanti c'è pure il raduno di Censo, a proposito. Ah, c'è sta il raduno di Censoman. Censoman, uomo motosega. L'uomo motosega. Io, sì, mi chiamo Pierluigi e vengo dalla Sicilia. Ah, lì c'è Dante, Daniele. E questo è Dante Alighieri. Non sei Dante Alighieri tu? No. Lui ci parla con i demoni, io li uccido e basta. Tu li ammazzi. Qua invece ci sta uno dei cosplay più fighi, maga. Ma quanto sei fico, zi? Sì. Come te chiami? Giovanni. Ah, ma questo si apre pure, zi. Sì. Raga, è un po' impressionante, ragazzi, però è strafico. Fate vedere. C'è pure le ali, come le Winx. Come le Winx? Cioè, non una Winx. È una Winx. È figo. È una Winx. Sì, sì. Lui raga. Raga, scrivete nei commenti Team Capitan America o Team Tony Stark, oppure Deadpool. O Team Deadpool, ragazzi. Team scrive... Stark, io ho i soldi. Lui c'ha i soldi. Io ho il caro amico. Il no! E tu invece linguaggio. Ma chi se ne frega, cazzi? Ma chi se ne frega? Linguaggio, ragazzi. La libertà. Lui è la libertà, ragazzi. Quindi scrivete nei commenti quale preferite. Tu voli, giusto? Io volo. Tu voli e tu ti fai volare da lui. Certo. Io invece scopo. Lui è il meglio, Diciamoci però che nella battaglia io ho levato lo scudo, se no lui era fottuto. Sono morto io per salvare il culo alla terra. È difficile la scelta. Sono andato anche a fare gli affari miei. Se ne è andato in due, viaggia pure nel tempo, hai viaggiato. Sì, per trovare la fica. Ma l'ardua cosa, ma fra te e Superman, chi è più veloce? Io. Tu sei più veloce. Allora, lui mi può dare un ceffone, mi butta all'altra parte dell'universo. Te spoiler. Ma io sono il più veloce. Tu sei il più veloce. In tutti i sensi è il più veloce, ragazzi. Io posso essere veloce. Potrebbe. Perché diciamo, in alcuni contesti è meglio essere lenti. Ve lo dice anche Flash. Quindi, raga, dovete cosare la situazione. Dosare la velocità. La situazione alla sua velocità. Necessità. Come te chiami? Nome d'arte o nome reale? Quello che gli vuoi di, come te chiami? Michela Sailor Moon. Perché hai scelto questo personaggio, Michela? È stato sempre il mio personaggio preferito fin da ragazzina. E quindi? Adoro Barney, sono goffa come Barney, quindi era preciso per me. Assolutamente diciamo. Sì. L'hai fatto tu, e roba cinese, di verità. Roba cinese un po' fatta io, tutto un miscuglio. È un miscuglio, ragazzi, scrivetelo qua sotto nei commenti che voto gli date a sta bella Sailor Moon. Da 1 a 10, non fate gli stronzi, mi raccomando. Tutta tatuata in faccia, pure tu. Raga, ma chi siete? Perché state messi così? Allora, io sono un disagiato, mi sono tutto truccato. Ok, non si sa perché la droga fa male, raga. Drogatevi, ragazzi. Bravo, esatto. Tu invece? Tanjiro di Demon Slayer. Pensavo fosse Gorbachev, Tu invece? Un Doritos perennemente in pericolo di morte. Un Doritos? Minore, vabbè, non ce ne frega niente, raga. Senti, perché avete scelto sti personaggi, raga? La droga mi ha colpito. Lui è oppure. La droga, anche io. Ragazzi, vedete l'effetto che fa? Non lo fate. Woody Allen. I due compagni, compa, fatevi vedere bene, raga. Come te chiami tu? Woody, e tu sei invece? Alzalo. Sono Buzz Lightyear e vengo in pace. Salve a tutti. Vieni in pace, ragazzi. Tu riesci a volare? No, certo che posso volare. No, lui non può volare, è un giocattolo. Non c'ha
anche le ali, che cazzo, diciamola. Credo cosa. Che la parola che tu stia cercando è Space Ranger. Space Ranger no, la parola che sto giocando non la posso dire perché ci sono dei minorenni in giro. Ma tu perché avete scelto questi personaggi? Perché sono i più fighi del mondo. Perché Buzz è il mio eroe da sempre, l'ho sempre adorato. E puoi volare. E posso volare. Tu puoi volare, certo. Diciamoglielo. E poi può volare. Raga, la droga fa male, raga. Raga, innanzitutto qua vedo tutta sta gente. Sciocari! Chi sei? Dice come ti chiami. Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta. Sì, tu invece? Jessie di Neon Demon. Jessica con l'H finale. Sì. Ah, Jessie, ho capito, Jessica. Tu invece? Jon Snow, re del nord. Tu invece? Mister Comics. Mister Comics, ma che c'è una pagina Instagram, c'hai? Instagram, sì. Instagram, Mister Comics, raga, andata a seguire. Tu e lui invece? Castle. Te sei sentito? Sentite niente. Frank Castle, raga, perché avete scelto sti personaggi, raga? Perché io ho il drago nel sangue. Tu nel sangue c'hai il drago? Esatto, sono focosa. O c'è il drago nel sangue. È un mix. È uguale. Tu invece? Non l'ha mai portato. Ma sta roba che c'ha in faccia, sì. Ma che è sta roba? Lei che... è una modella, quindi sono tipo decorazioni per il Dio. Sono decorazioni. Questo è oro massiccio 24. È oro massiccio 24 carati, ragazzi. Tu invece con sto coso di pelle stai a fare la colla? Di la verità o stai bene? No, sto bene. Oggi fa un po' freschetto, quindi tu stai una crema. Sì, poi perché io sono del nord, quindi bene. Stai del nord, che cazzo è, raga? Lui invece, raga, tu non sei un... Fammi mettere al centro, sennò stiamo a fare il giro greco. Senti, mi sono perso un pezzo. Senti, tu invece perché stai qua? Che stai a fare qua, gente? Io sono qua solamente per incontrare voi cosplayer, perché se metti le ragazze. Questo sta a farma. Grazie, cara. Questo sta a far marpione, sta a far marpione che tipe. Stia a far. Oddio, il sogno di avere la ragazza cosplayer ce l'ho. Ah, non è una di loro? No. Ecco, quindi. Il re del nord va con la regina dei draghi. Va con la regina dei draghi, certo. Però tu invece? No, da sola, sì. Abbiamo trovato la soluzione, raga. Però sono libero, qualsiasi qualcuno su piazza se vuole. No, sì, io punto tutto su di lei. Vieni qua. Oh, abbiamo trovato l'amore, ma quanto sono belli. Il mio schiavo. Pure. Sì. Ne fa da schiavo, gli devi farsi. Me lo metto in ginocchio. Bra, mettete in ginocchio. Ciurma The One Piece, c'è sta tutta Ashur. C'è sta, non te sente per il microfono, sta quando vai. C'è sta tutta Ashur, ma raga, stiamo con Rufy, perché non è Rubber, raga. È Ruru. Raga, preferite Rufy o Rubber come nome? Scrivetelo qua sotto nei commenti, scrivetelo. Quindi Rufy o adesso. Rufy. Tu comunque schifo. Chi fa schifo? Rufy, chiaramente. E tu invece chi sei? Io chi sono, sono la guardia che lo odia per eccellenza. Chi? Com'è che si chiama? Viceammiraglio Smoker. Smoker, perché sta pur fumando, sta smocando, diciamo. Tu invece, qua c'è sta invece quello, il calciatore che tira sempre i carci. Tu sei, com'è che si chiama? Sanji, che cucina pure. Lui invece è il padre. Non l'ho mai capita, raga, se è il padre di Rufy, lui o zio, è il cugino, non so. Chi sei? Qual è la parentela che c'è sta fra di voi? Nessuna parentela, io sono... colui da cui hai ereditato il mio cappello. Ah, sta il carabiniere. Vedi che ti è rimasta una carta attaccata in faccia. Sì, ti è rimasta una carta attaccata in faccia. No, ho dato una botta stamattina. Sono cascato, mi sono dato una botta e mi sono messa una faccia. E ti è arrivata la cosa qua, ti è rimasta. Quindi stiamo col carabiniere. E invece tu sei quella che invece sta a spazzare Romix. Perché lo sapete che Romix è sempre bello zozzo. E lei sta. Qualcuno che ve pulisce i bagni? Volete? Volete? Lei, semplice. Abbiamo già trovato là, vedi. E dice che non c'è sta lavoro, invece c'è sta. Brava, lavori socialmente utili. Sottopagata, ma non lo diciamo. Questo rimane tra noi. Questo. Senti, perché avete scelto sti personaggi? Allora, inizialmente era, dai, è un anime carino, ciuino. E io l'ho rigirato. Poi ci sono state le lacrime. Perché, che è successo? Si fa spoiler, non si può fare spoiler. Spoiler, ragazzi, se avete visto, non l'ho visto, non me ne frega niente. Perché? Perché spoiler? Diamo spoiler. Perché
troppe cose ti fa piangere però. Ti fa piangere perché? Dice, fa ridere, fa piangere dal ridere. Ci stanno alcune chi è che muore tra i due? Io tra sono i due? Morta, lui è morto. Lui è morto da inizio. Cioè, è morto di natura. Lui abbiamo già spoilerato tutto. Lui è un morto pesce. Che cammina. Lui diventa un pesce. E lei diventa. Potrebbe diventare una sirena. Lei diventa un pesce. Oh, fighi loro, raga, c'è sta pure Ermonnezza, c'è sta, raga. C'è sta pure Ermonnezza, c'è sta. Come te chiami? Alessio. Alessio, Bugore, dai Roma, dai! Fighi, questi ragazzi ci stanno sempre a Romix, raga, stiamo con la Horror Squad, raga. Quanto siete inquietanti, ragazzi, siete proprio inquietanti. Con la maschera o senza? Entrambi, raga, scrivetelo nei commenti, con la maschera o senza, quale è più inquietante tra le due maniere? Senti, qua c'è sta Asora, questa è la monaca de Monza, ragazzi, e c'è sta pure, come te chiami, monaca? Balak. Balak, tu invece sei con tutte queste erbe. Harry. Questo ragazzi, quando si vuole fumare un'erba, la pieda qua e sa fuma, diciamo, è così. Qua è abbastanza inquietante la situazione, perché qua ci stanno delle tipi un po' strane. E tu sei? Samara Morgan. Mi è venuto un brivido dietro la schiena, ragazzi. Tu sei invece? Dragan. Come? Dragan. Ecco, raga, gente pericolosa, ragazzi. Qua invece vedo che c'è sta l'altra monaca de Monza, vedi? Cioè, è molto inquietante, ragazzi, molto pauroso. Sei? Sempre Valak. Sempre Valak. Quindi ce ne stanno due Horror Squad, ragazzi, qui a Romix, sempre presente. Poi sempre c'è sta presente. Pure sto tipo che Camannaia prende e va fetta a tutti, ragazzi. Scrivetelo qua sotto nei commenti quanto sono inquietanti nel loro caso. Inquietanti da 1 a 10, raga. Io sento un brivido dietro la schiena, che qua, se no, vedo che qua me stanno iniziando ad accerchiare tutti. Aiuto ragazzi. Tu sei un vampiro. Sì. Tu gli succhi il sangue. A lei. Ogni tanto, raga. Perché io sono un po' un drogato. E quindi sei Pier sangue drogato, quindi freghi. Vabbè, senti, perché avete scelto questi personaggi, raga? Perché è un po' come me. Drogata, raga, la droga, vedete che effetto che fa? È pericolosa. Sì, l'effetto del cosplay, scappate. Il cosplay drogato, raga. Cosplay fa male. Drogato. Vabbè, raga, senti, noi vi metto così, chiudiamo il video insieme, chiudiamo. Noi invece ci vediamo, ragazzi, al prossimo video di lunedì. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi invece ci vediamo, ragazzi, al prossimo video di lunedì. Sciacarini!